anche nel far ridere pubblicamente, è quella lì che per forza tu devi prendere per il culo qualcuno, qualche categoria, devi dire qualcosa che non è corretta. Allora c'è subito Twitter, Facebook, insomma tutti i social network che si ribellano e dicono di me, no, questa cosa qua è offensiva delle categorie, e quindi è una guerra persa. E lui invece si permette di dire anche delle cose che non sono appunto giustamente politicamente corrette e quindi fanno ridere. E rispetto agli abiti che dicevi prima, il golfino, c'è un altro pezzo che fa molto ridere, il Low Profile, dove tu scrivi: Francesco si fa gli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze di Natale, tira la tramontana e il pesce si allontana, sostiene il detto capalbiese, ma non è di ciò che vi voglio parlare, bensì di come mandiamo a scuola i nostri figli. Non sono esperto di mode e dico solo questo, Low Profile. La mamma di Francesco gli ha pioppato in testa un berretto con parorecchi stile peruviano fatto ai ferri. Cucurbite superiore arancione peruviano che degrada in un marrone acceso molto andino con parorecchi panna e le gacce che riprendono l'arancione della cupola. Guardo gli occhi di mio figlio e vedo lo sguardo dell'uomo lupo. Non può toglierlo, è un regalo. Zia Bruno dice cadeau. Ma Francesco sa che se va a scuola con quello è un uomo morto. Sa che quando percorrerà il corridoio della scuola il bidello, vedendolo passare, sussurrerà come facevano i carcerati nel Miglio Verde: Dead man walking, dead man walking. E siccome da quando questi due benedetti figli ormai rimbalzo dal presente al passato con una certa facilità, torno indietro nel tempo a quando mia madre per andare a scuola mi metteva le muffole in passamontagna e muta ancora sento salire la preghiera. Mamma, non mi mettere la sciarpa all'uncinetto, non mandarmi a scuola coi pantaloni di tartan scozzese e la camicia a maniche corte come il mormone, e neppure agghindami col mongomerino che agli occhi tuoi mi fa sembrare un lord ma che agli occhi dei miei compagni mi fa sembrare cretino. No muffole, mamma, e neppure parorecchie, non mi vestire come il figlio di Oscar Giannino, nell'abito, nella miss, per favore mamma, Low Profile, stile Agnelli, mamma, niente sprazzi di eleganza e tinte forti, niente berretti curiosi, galosce, ti spiego perché, a scuola mi si fanno, io quando vado a scuola voglio sparire nella melazza dell'anonimato, voglio essere sardina nel branco, molecola fra le molecole, voglio essere grigio e anonimo come un bambino della Berlino del 1987, e perché te lo dico molto francamente, con parole che ti andranno dritti al cuore. Non è che il tuo pompon color cime di rapa finemente lavorato non lo voglio mettere per gusto mio, è che se mi conci così da scuola non ne esco vivo. Se mi mandi alla seconda elementare col parorecchie di lana fatto a maglia dicendomi tiene caldo, mi metti negli artigli della marmaglia, della quale peraltro io stesso a mia volta faccio parte, perché lo confesso senza problemi, se arriva mio compagnuccio col passamontagna io mi imbranco e lo spernacchio come Dio comanda. Non sono ancora il difensore dei deboli e non so neppure se mai lo diventerò. Non mi mandare a scuola vestito da Cirque du Soleil, fidati, so come vanno queste cose, sono un uomo di mondo, io stesso sono iena fra le iene, e se vedo uno col passamontagna all'uncinetto o le calze coi fiocchetto, te lo dico molto francamente, lo dilanio. Completino grigio per favore, sobrio, noi del 7 nello stile scegliamo il basso profilo, e dopo quando avrò 15 anni che desidererò essere diverso dal mondo creato e vorrò andare a scuola vestito dalle fiamme dell'inferno con camicie taglia XXXXL da cui spuntano ferri da maniscalco piantati nella carne e il tatuaggio di Peppa Pig che limona con Che Guevara, allora sì che vorrò addosso casacche da ergastolano e le mesh color gorilla tenute insieme da cerchietti per capelli, sarò solo allora verso i 15 che vorrò somigliare a qualcosa di più estroverso di Satana, Marilyn Manson, e metterò il mascara dei Pirati dei Caraibi, un bel paio di dilatatori alle orecchie per il gusto di farle toccare a terra come Cocker. Ma adesso che di anni ne ho 7, fine 13, mamma, Low Profile. L'ha letto una volta, eh? L'ha letto una volta. E c'ha anche il 5 in bocca. Non me lo attaccare addosso perché faccio non dice niente, ma minchia. Ah, dunque, e poi che cosa vogliamo raccontare ancora? Ma c'è una cosa che della figlia abbiamo parlato pochissimo, abbiamo anche una figlia molto carina che è la più grande. Sì. Dei due. Beh no, ma ci sono tante cose per Stella nel libro. Adesso alcune valgono per maschi e femmine. Ma c'è tutto il dramma delle tonsille. Che c'è il dramma delle tonsille. Dove di solito c'è un pediatra che dice bisogna togliere e lo specialista dice meglio tenerle.
ne ho fatti 3 capitoli. A un certo punto propongo, vabbè, ok, veniamoci incontro, gliene tolgo una. E il risultato è, alla fine, dopo che ci siamo però scolati 6 birre a testa, io e i 2 amici medici, dice: facciamo così. Allora, la operi, me le dai, le tengo nel freezer come le gomme da neve, nel caso gliele rimontiamo. E questo è il finale del capitolo. Poi c'è anche una parte quando i figli crescono, sì, che è l'età difficile, l'età che secondo difficile. Me è quella molto divertente anche. Io? Vai. D'altre giorni.